Bologna Inside, ci troviamo in Piazza Maggiore a Bologna nel giorno della festa del lavoro, anche se gran voglia di festeggiare non se ne ha. Guardate qui, questo cartello, ho perso prima il lavoro, poi la casa, ora la speranza. Nessuno resti senza un tetto, guardate, guardando via. Quindi vedete che gran voglia di festeggiare non ce n'è. Andiamo un po' a vedere cosa ne pensa la gente e tutti questi banchetti. Povertà da battere, diritti da difendere. Questo è un manichino, ma in realtà sembra una persona che va a raccattare nel midone dell'immondizia. Signori, siamo nel 2013 e siamo ridotti a questo punto. Un po' di confusione in piazza, c'è un gruppo che durante il comizio sta protestando. Andiamo a vedere. Nei nostri territori, a parità di costo, qualcosa che non è tollerabile, non può essere accettato. E su questo punto credo che rappresentanze del mondo del lavoro e imprenditori possano fare molto, nel senso che la capacità di premere di più certamente potrà sortire maggiori effetti, sempre ribadendo la diversità dei ruoli, perché come giustamente sottolineava Alderani prima, ci sono momenti di sconto, ci saranno ancora momenti di sconto, ma ci sono situazioni che potranno dare maggiore efficacia nel momento in cui si procede uniti, e queste sono tra quelle. Altro punto certamente su cui noi condividiamo, che Alderani ha riferito prima, è che i rilievi possono essere tanti, un'ipotesi di patto generazionale, ci sia, l'organizzo una manifestazione con gli sfruttati a braccetto, con gli sfruttatori, chiediamo più diritto, chiediamo che il lavoro venga rispettato, creare presupposti perché le aziende rimangano qua, cioè noi non possiamo, perché questi non sono i padroni buoni, questi sono padroni che sfruttano. Potete chiederlo a qualsiasi lavoratore di Legacoop. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. La festa del lavoro, c'è voglia di festeggiare? Un po' di festa la dobbiamo fare, perché se no proprio siamo sempre in una disperazione, una tristezza totale. È una festa che alimenta anche il pensiero e la domanda del perché ci troviamo in questa situazione così difficile, perché ci sono tanti giovani che non hanno il lavoro, perché ci sono tante casse integrati, quindi è una festa con riflessione, diciamo così. Bisogna essere fiducioso. Io ho detto nel mio intervento che se perdiamo anche la fiducia perdiamo tutto. Bisogna cercare di trovare degli elementi di fiducia, stare insieme, come quando mia mamma e mio padre dopo la guerra erano disperati, hanno tirato fuori le unghie, hanno messo in campo sacrifici, erano molto uniti. Secondo me proprio responsabilità, sacrificio, unità e voglia di fare insieme ci può portare fuori da questa difficoltà, e ognuno deve fare la propria parte. Primo maggio, ma c'è veramente voglia di festeggiare? Certo, sempre! Il primo maggio si festeggia sempre. Anche se la nave dell'Italia sta affondando? Nessuna nave affonda, noi siamo lì, abbiamo il potere in mano. Avete il potere in mano adesso? La Camera è della sinistra, il Senato è di sinistra, il governo è di sinistra. Il Presidente della Repubblica è di sinistra, cosa vogliamo? Comanda Berlusconi. Comanda Berlusconi? Quindi ha visto dei momenti peggiori lei di questo? Ma questo è un momento brutto però. Adesso lei poi ci scherza. L'IMU è giusto toglierlo? No. Perché? Deve togliere a quelli più che non lo possono pagare, ma c'è chi lo può pagare, lo deve pagare. E l'IVA? L'IVA? L'IVA va bene. Soldi che prendono la patrimoniale. Devono fare una bella patrimoniale, vedi che ne raccogliono dei soldi. Però ho visto, mi scusi, più gente gli altri primo maggio, qui invece ce n'è molto poca, perché la gente forse... Ma sono infermi, sono malati, non possono venire. Quindi forse fanno le talpe, hanno paura di parlare. Sono malati. No? Sono malati? Stanno a casa. Anche in Italia o all'estero, nel Tibet, c'è chi dà fuoco per avere un lavoro. Guardate. Del lavoro,
si fa per dire, c'è veramente voglia di festeggiare per un giovane? La voglia ci sarebbe se ci fossero occasioni di poter lavorare in un futuro. Ci sono vari campi di lavoro molto vari, in alcuni c'è più opportunità di lavoro che in altri. La speranza attualmente è abbastanza bassa, però non si smette mai di sperare. Tu lavori, studi ancora? Attualmente sono al primo anno di università. Ah, quindi c'è il primo anno? Sì, ho appena iniziato. E come vedi questa situazione italiana adesso che abbiamo un nuovo governo? Non saprei, sì, è una situazione molto delicata sinceramente, per cui è molto difficile da giudicare anche in generale, per cui non saprei sinceramente. Tu in che ramo studi? Chimica. Chimica, quindi diventeresti un chimico? Sì, un chimico farmaceutico, quindi è l'ambiente farmaceutico che per fortuna non è in crisi, perché non lo sarà mai secondo me, però non si spera. Speriamo, grazie. Sì. Allora, siamo qui con uno studente di scienze della comunicazione. Oggi è la festa del lavoro, c'è veramente voglia di festeggiare? Beh, rimane comunque una festa molto importante, quella del primo maggio, ed è importante anche quest'oggi ricordarci di... del tema del lavoro, che in giorni come questi, in un periodo come questo dove la crisi economica mette in difficoltà i giovani e le aziende, è comunque fondamentale dare uno sprint e una voglia di rimettersi in gioco, soprattutto per noi giovani è fondamentale, quindi sì, con tutte le difficoltà di questi giorni è comunque importante ricordarci ed essere qui oggi, sì, certo. Lavoratrice all'università, oggi è la festa del lavoro, ma hai voglia di festeggiare? Allora, sicuramente bisogna continuare a sperare, e sicuramente bisogna pensare che tutte le energie positive di questo paese si devono mettere insieme per trovare delle risposte, sia ai tanti giovani che purtroppo non hanno lavoro e soprattutto anche alle persone che lo perdono in età adulta quando hanno ancora più difficoltà a trovarlo. E sono contenta che oggi in piazza ci sono stati sia i lavoratori che i datori di lavoro, perché mi rendo conto che in questa fase c'è bisogno di mettere insieme le persone e di non contestare, perché la difficoltà la stanno vivendo gli imprenditori come i lavoratori. Tu sei lavoro a tempo indeterminato? No, ho un contratto a tempo determinato, come la maggior parte dei miei coetanei, e devo dire che sono fortunata rispetto a molti altri. Un complimento per la mia. Grazie. Ciao Lucia.